Buonasera alla provincia di Pavia all'ascolto venerdì 27 agosto ben ritrovati all'appuntamento con la voce pavese speciale estate allora ci sono dei giorni in cui vado in onda e sono io stesso incredulo di ciò che eh, sto per raccontare. E oggi è un giorno di questi, un giorno in cui eh, tu pensi a chi eh, fa sfoggio in un mondo sempre meno educato, eh, di grande senso civico e eh, come si trova ad avere senso civico in Italia. La storia emblematica è quella di Eugenio Costa, ex pivot della Vigorelli negli anni 90 che ha già cancellato 100 scritte e imbrattamenti che sfregiavano i muri di Pavia sia di edifici privati che di edifici storici. Ebbene l'ha fatto da volontario e per senso civico ma deve smettere di pulire i muri. Sì, non ci credete? No, non c'è da crederci. Dicono che è vietato, spiega Vigorelli, perché è arrivata la polizia a bloccare l'uomo eh, che ripuliva i muri. Lui risponde: Non eh, mi arrendo, raccoglierò i mozziconi di sigaretta gettati per strada. E Eugenio Costa è stato fermato l'altro giorno a metà di Corso Garibaldi a Pavia, dove era arrivato come di consueto con il suo set di pennelli e di attrezzature e dove da qualche mese stava lavorando con le vernici eh, per eh, completare un'altra opera benefica. È arrivata la pattuglia della polizia che pur con grande educazione ha spiegato che per ripulire i muri bisogna essere autorizzati. Ecco qui la notizia ripresa anche dalla provincia pavese di oggi ed è fatemelo dire una vergogna. Io mi auguro che si chieda scusa a un cittadino che eh, facendo sfoggio di senso civico e mettendoci suo tempo, suo materiale Investendo i propri soldi, eh, volendo bene la città di Pavia, è stato fermato in un paese in cui la legge è da sangue al cervello. Sì, perché non sono autorizzati neanche coloro che imbrattano e che quasi sempre non vengono mai individuati. Ok? Eh, poi ci sarebbe anche da aprire un grande capitolo, perché in qualche caso non sono soltanto eh, sfregi ai muri, ma in qualche caso bisognerebbe ricavare degli spazi anche per fare street art di un certo tipo, di una certa natura, sensibilità che non sempre c'è. In provincia di Pavia, e dunque insomma sugli edifici cadenti, dismessi, abbandonati: eh, se qualche artista della bomboletta si esibisce, non c'è niente da dire. Ma il nostro Vigorelli cancellava delle scritte che erano degli imbrattamenti, eh, proprio scritte, messaggi ingiuriosi e quant'altro. Bene, è stato fermato. Si dice che debba essere autorizzato. Allora, io credo che ci sia che. Eh, tutte le istituzioni locali debbano chiedere eh, scusa per questo, debbano porvi rimedio, debbano assegnare un'autorizzazione speciale a quest'uomo e debbano dirgli grazie perché è una vergogna che tutti coloro che imbrattano e scrivono ingiurie sui muri della città di Pavia come a voghere vigevano, non vengano spesse volte presi e puniti, ma che si debba andare da parte della polizia a eh, dire eh, non è autorizzato pulire il muro, come non è autorizzato a pulire il muro? Cosa... Certo, a livello normativo serve l'autorizzazione per fare tutto, tra un po' servirà anche per suonare il campanello per respirare. Vero è però che, eh, io penso che tra l'altro, ecco, eh, sia stata una segnalazione bonaria e viva sempre la nostra Polizia di Stato che deve far rispettare le leggi. Ecco, queste leggi però cambiamole perché fanno schifo. È un paese vergognoso, quello in cui. Eh, ci sono i volontari eh, che con senso civico ripuliscono i muri della città e devono fermarsi perché non sono autorizzati sono cose marziane cronache vergognose e eh, io spero anche nelle prossime settimane di avere il nostro ospite a Pavia 1 tv il nostro eh, cittadino benemerito eh, grande ex sportivo Eugenio Costa perché eh, non eh, visti i tempi che corrono, eh, noi non diremo mai abbastanza grazie a chi non dimentica il senso civico e speriamo che questa politica di questo paese delle banane cambi per consentire a chi ha senso civico eh, di farne uso senza essere affiancato dalla polizia che dice è un senso civico non autorizzato.